Romeo Charlie 5 Zulu, Romeo Charlie 5 Zulu, copies. Signori, buongiorno e bentornati sul canale. Come sempre grazie e come sempre grazie. Dunque, solite comunicazioni di servizio, iscrivetevi, commentate, mettete il mi piace e mettete il non mi piace se il video non vi è piaciuto, mi raccomando, assolutamente. Seconda comunicazione di servizio, volevo ringraziare pubblicamente Davide, India, Kilo 1, Zulu Uniform, Victor, che mi ha mandato un piccolo pensiero, un piccolo regalo in pieno spirito radioamatoriale, e mi ha mandato questo piccolo stampato di un Keyer che utilizzerò più avanti. Quindi ecco, grazie Davide, grazie di cuore, veramente mi ha fatto molto piacere, e appunto questo vuol dire essere radioamatore, ovvero mandare qualcosa, fare qualcosa senza pretendere nulla in cambio. Io lo apprezzo tanto, quindi grazie veramente Davide, assolutamente. Altra comunicazione di servizio oggi. Allora, ultimamente ragazzi, tanti mi scrivono: ma in questo video hai usato troppi termini tecnici, non si è capito e così cos'ha. Allora, purtroppo o per fortuna, io mi rivolgo sia ai radioamatori che alle persone che magari ancora non lo sono o non lo diventeranno mai, o comunque non conoscono appieno la materia radioamatoriale. Quindi alcuni miei video sono molto dedicati appunto ai radioamatori, e per forza di cose qualche termine magari a chi non è radioamatore può non essere chiaro, quindi mi dispiace, cioè io cerco sempre di essere il più chiaro e semplice possibile, ma alcuni termini non posso esimermi da utilizzarli, quindi tutto qua, questo è il problema. Spero, mi dispiace, però davvero cerco sempre di essere il più chiaro e limpido possibile, tutto qua. Detto ciò, passiamo all'argomento del giorno, ovvero il nostro primo collegamento, il nostro primo QSO in HF, in banda radioamatoriale in HF, o da 1 a 30 MHz, diciamo, che è un po' il terreno di caccia, cioè chi sa cosa sono le HF capisce che sono quelle frequenze dove ci si può sbizzarrire, diciamo, dove ci si diverte non poco se la dea propagazione ci aiuta. Infatti appunto è una cosa molto diversa dai ponti radio di cui abbiamo già parlato precedentemente, magari vi lascio sul link del video precedente. Oggi vi voglio solo spiegare a grandi linee come fare un QSO, un collegamento in HF, perché ci sono talmente tante situazioni possibili che spiegarle tutte in un video di un quarto d'ora, 20 minuti è difficile, quindi vi parlerò proprio come al solito delle nozioni basilari. È questo il metodo che uso io, questi sono come al solito dei consigli, e non prendete per oro colato quello che dico, come sempre, perché io non sono il professore, ben inteso questo. Premesso tutto quello che ho detto in precedenza, allora partiamo col dire che facciamo un'ipotesi, ipotizziamo che allora abbiate montato la vostra radiolina, abbiate montato la vostra antenna, il vostro accordatore, tutto quello che serve, tutto funziona, tutto è corretto. Ok, bella raga, andiamo in HF e facciamo QSO, facciamo collegamenti. Io la butto lì, vi parlo, ovviamente vi parlo di fonia, di SSB, di parlato, perché io anche qua ipotizzo che il primo collegamento che uno fa in HF al 99% lo farà in fonia, parlando, usando il microfono. Penso che non sia che la maggior parte delle persone abbia iniziato così, non certo partendo dal CW doppio o comunque dai modi digitali che richiedono altre cose. Quindi parliamo di fonia, parliamo di parlato, scusate il gioco di parole. Facciamo l'ipotesi, è domenica mattina, voi decidete, ok, mi metto sui 20 metri radioamatoriali, 14 MHz, voglio fare il mio primo QSO. Allora, c'è da tener conto di tante cose. Intanto, appunto, non siamo in VHF o HF, quindi
come predetto, la propagazione è basilare, ovvero, come sicuramente saprete meglio di me, in HF le onde radio si propagano per mezzo della ionosfera, ovvero perché riusciamo a parlare con l'altra parte del mondo quando ci va bene, perché appunto il nostro segnale viene riflesso sulla ionosfera che è molto influenzata appunto da questa cosa che si chiama propagazione, ovvero dalle macchie solari, da tanti fattori, dalla posizione del Sole rispetto alla Terra, da tutte queste cose qua. Quando è favorevole ci permette di fare veramente degli ottimi collegamenti, non che se non c'è propagazione non si fa nulla, però sicuramente sarà più difficile. Essendo appunto influenzata da questa cosa qua, c'è anche un altro fattore da tenere conto, ovvero quello che si chiama skip, ovvero magari avrete già sentito parlare di skip lungo, skip corto e così. Lo skip non è nient'altro che questa cosa, che questo modo di propagarsi delle onde radio che è diverso in ogni momento, ovvero, cioè in ogni momento, no, scusate, è sbagliato dire in ogni momento, in certi momenti della giornata e del periodo dell'anno può essere diverso da certi altri. Ad esempio, vi faccio l'esempio classico, potrebbe succedere che voi ascoltiate benissimo la zona 9, la Sicilia in HF su certe frequenze, ma non ascoltiate la zona 4, ad esempio, cioè perché l'onda fa un giro talmente lungo che salta, scusate, cioè è detto in maniera molto semplicistica, signori, però è la sostanza, cioè l'onda salta la zona 4 e arriva direttamente alla zona 9, per intenderci. Infatti a me è capitato di vedere proprio lo skip accorciarsi e piano piano sentire i colleghi più vicini, no? È questo paradosso, tra virgolette, che si può venire a creare. Come detto, ci sono varie situazioni, può esserci. Allora, possiamo avere due modalità, ovvero decidiamo di chiamare noi o decidiamo di rispondere a chi sta chiamando. Ovviamente dobbiamo avere ben sotto mano il band plan e la divisione all'interno delle varie bande, poi ve lo metto magari in descrizione, più che altro per sapere dove andare a sentire, dove andare a chiamare, ok, perché per ogni, ad esempio, i 20 metri vanno da 14 MHz a 14.350, ma la parte di fonia non inizia a 14.000, inizia, adesso non me lo ricordo, ma mi pare intorno a 14.100, adesso non ce l'ho sotto mano il band plan. Comunque voi sicuramente troverete persone che parlano, che vanno in fonia dai 14.100 in su fino ai 3.50. Al di sotto troverete i modi digitali e il CW, quindi lì non si va a parlare. Mettiamo il caso numero uno, più semplice di tutti. Avete acceso la radio, volete fare un collegamento e decidete di chiamare voi, ovvero io voglio chiamare per essere ascoltato e ricevere delle risposte. In questo caso la prima cosa da fare è, come in ogni caso, ascoltare. Voi decidete la vostra frequenza, vi mettete lì e prima di dire anche solo beh, state almeno un minutino ad ascoltare cosa sta succedendo su quella banda lì, scusate, su quella frequenza lì. Questo perché? Perché può essere che ci siano dei QSO in atto, può essere che ci siano altre cose, cioè il discorso è, essendoci appunto la propagazione così, può essere che voi non sentiate qualcun altro che sta facendo QSO su quella frequenza, ma appena dopo sentiate il corrispondente, scusate, quindi il rischio è di andare a sovromodulare un'altra persona che sta già parlando, quindi creare della confusione inutile. La seconda cosa da fare, una volta deciso la frequenza e ascoltato appunto la suddetta frequenza, c'è da domandare. Allora, semplicemente voi prendete il vostro microfono e domandate, senza annunciarvi, senza frequenza libera, frequenza in uso, is this frequency is in use? No? Lo ripetete un paio di volte, un paio di volte is this frequency in use, questa frequenza è in uso, aspettando un attimo tra un passaggio e l'altro. Questo perché? Sempre per lo stesso motivo, perché potrebbe esserci qualcuno che sta ascoltando qualcun altro, voi non sentite l'altro, ma quello che ha sentito voi vi dice sì, guarda, di solito può capitare, yes, this frequency is in use, ok, sorry, bye bye, e vi spostate, semplicemente. Questa è una cortesia. È una semplice cortesia appunto per non andare a pestare i piedi alle altre persone, no? È sufficiente spostarsi un attimo e la cosa è risolta. Una volta trovata la vostra frequenza libera, è l'ora di chiamare. E come si chiama? Come
come ci si annuncia in frequenza per fare una chiamata, diciamo, generica o generale. Si usa il CQ, il famoso CQ di cui vi avevo parlato già nell'altro video sui ponti radiomotoriali, dove in realtà invece il CQ non si utilizza. Si utilizza il CQ, che è un onomatopeico, diciamo, del CQ, CQ, ti sto cercando, no? CQ, CQ in inglese, CQ. Appunto, vuol dire io sto cercando qualcuno da collegare, sto cercando qualcuno che mi rispondano. Quindi di conseguenza dirò, poi lì sta a voi. Di solito per i collegamenti in generale si utilizza l'inglese, no? Si utilizza l'inglese in generale nel mondo radioamatoriale, a meno che non fate QSO con un italiano, ma vabbè, lì per forza di cose non ha senso usare l'inglese. Quindi se voi volete parlare con qualche collega italiano vi converrà dire CQ 20 metri, CQ 20 metri, no? Se invece volete buttarvi nei collegamenti internazionali, probabilmente converrà l'inglese, ovvero CQ 20 meters, CQ 20 meters, no? Anche lì poi sembra una roba complicata, sembra una roba impossibile, in realtà poi una volta fatto l'occhio, fatto l'orecchio, lo farete tranquillamente, quindi non vi preoccupate. Quindi diciamo che la chiamata standard sarebbe, ipotizzando, ribadisco sempre di essere sui 20 metri radiomatoriali, è CQ 20 meters, CQ 20 meters from India Uniform to India Kilo Echo, in base poi a cosa state facendo, se siete in giro stroke portable, se siete in un'altra regione stroke Italy Tango 9, No. insomma, di conseguenza dovrete poi aggiungere o che. Al vostro nominativo radiomotoriale. Ma se siete in casa, CQ 20 meters from India Uniform to India Kilo Echo, listen and standing by, oppure CQ 20 metri, CQ 20 metri, fa chiamata India Uniform 2 India Kilo Echo, fa chiamata e resta in ascolto per ogni possibile contatto. Cioè, insomma, la formula più o meno è quella, cioè non c'è uno standard preciso. Il discorso è far passare il messaggio che voi state facendo chiamata e allora anche lì lo ripetete un paio di volte e restate in ascolto. È inutile andare avanti 20 volte, continuare a ripetere che poi magari arriva uno che vi vuole contattare e voi state continuando a chiamare, gli passate sopra e non si capisce più niente, no? Quindi un paio di volte si resta in attesa e si va avanti così. Vedrete che entro poco sicuramente arriverà qualcuno che vi risponde. Una volta che arriverà qualcuno che vi risponde, lo tirerete avanti e buongiorno IK7, IW7 Eco, bravo bravo, sono Luca, cioè, nome operatore Luca, ricordatevi sempre il rapporto di ricezione, 5-9 se vi arriva una crema, diciamo, 5-7, insomma, anche lì il rapporto va fatto in base a come si riceve e a cosa ci dice lo smitter della radio, quindi per forza di cose dovremmo guardare anche lo smitter. E insomma, non, poi dovete giocarvela lì, allora sempre con cortesia, con gentilezza, ciao, grazie per avermi risposto, parlando di un italiano, arrivi 59, il mio nome è Luca, sto utilizzando un Kenwood TS430S, la mia antenna è tot, sto usando 100 watt, così, insomma, di solito il QSO lo si instaura in questa maniera, no? E poi, finito ciò, ripassate al collega, no? Il collega vi risponderà anche lui, vi dirà: sì, ciao, sono Gianluca, sto usando un FTDX 3000, l'antenna quadribanda, eccetera, 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 così. Di solito il tenore di QSO è questo, almeno parlo a livello italiano, poi, ma anche a livello internazionale. Cioè, se voi fate chiamata, sta a voi poi decidere quante informazioni dare, vedere un po' la velocità dei collegamenti, perché addirittura vi capiterà di sentire qualcuno che dice India Uniform to India Kilo Echo 59 73 bye bye, così proprio, cioè QSO di 3 secondi finiti, no? Quelli sono persone che magari stanno facendo attivazioni piuttosto che, o contest piuttosto che. Quindi il tenore, se fate chiamata voi, il tenore lo decidete voi, no? La velocità, la quantità di informazioni, appunto il passaggio tra un QSO e l'altro. Comunque, molto semplicemente,
Poi, quando avete finito di parlare col collega, chiudete la conversazione. Ti ringrazio, 73, alle prossime, è stato un piacere sentirsi. Ecco, l'educazione sempre, questo come sui ponti, l'educazione e il rispetto sono basilari, proprio assolutamente basilari. Quindi tutto ciò per quanto riguarda il fare chiamata. Ecco, questo, come già detto, sarà molto semplicistica come spiegazione, perché è impossibile spiegare tutte le situazioni che si possono creare in HF in un video, però cerco di essere il più chiaro e più esplicativo possibile. Tutto qui. Bene, esaurita la prima parte in cui parliamo del chiamare, passiamo ora ad analizzare la parte più, forse, più grande, più complicata, diciamo, ovvero il rispondere a una chiamata. In questo caso, ipotizzando sempre di essere, io dico i 20 metri, ma appunto anche lì dipende dall'orario, dipende dal giorno e così, qualsiasi frequenza, su qualsiasi frequenza questo discorso è valido. Allora, se doveste sentire un collega che dice CQ 20 meters from Hotel Zulu 1 o che ne so, semplicemente voi andate a rispondergli, lo sentite bene. Avete copiato il nominativo, andate a rispondergli. Ecco, premesse, super premessone e super cose da assolutamente non fare. Allora, punto numero uno, non accordate in isofrequenza, ragazzi. Allora, se sentite uno che volete collegare e sapete che la vostra antenna non è accordata e dovete dare una botta di accordatore, girate quel bel manopolone sulla radio e vi spostate di qualche kilohertz. Assolutamente, l'ho già detto, ma lo ribadisco, non accordate in isofrequenza. Questo perché? Perché se voi state un po' in ascolto, sicuramente entro poco sentirete qualcuno che sta chiamando, qualcuno che gli risponde, e sentirete sotto un bellissimo fischio, pii, così, no? Che va a rompere le scatole a tutti gli altri. Ecco, quelli sono gli operatori che accordano in isofrequenza, no? Quello non si fa, quello rompe le palle, scusate l'algoritmo, ma è così. Quindi dovete accordare l'antenna, vi spostate qualche kilohertz più sotto, fate il vostro accordo e poi tornate in isofrequenza col collega che volete contattare. Ecco, questo. Seconda cosa molto importante, non fate come sento fare da tanti. Ok, thank you, bye bye, give me your call, dimmi il tuo nominativo, cioè AQSO terminato, chiedere il nominativo di chi si è contattato. No, ragazzi, non si fa, quello è proprio una roba da evitare, perché vuol dire che non avete ascoltato. Cioè, prima di fare un collegamento, prima di voler collegare qualcuno, cioè non abbiate la fregola di collegare qualcuno giusto perché lo sentite. Vi mettete lì un attimo, prendete la vostra bellissima, già detto, Biro, no? Prendete la Biro. Ascoltate questo, il collega che sta chiamando, vi segnate il nominativo, andate su qrz.com a vedere il nominativo, se è corretto e così cosa. Non fate la cosa di ok, grazie, ciao, però dimmi il tuo nominativo AQSO terminato. È scortese ed è anche poco, secondo me, etico, cioè vuol dire che non te ne frega neanche niente di cosa hai collegato, cioè giusto colleghiamo, ma sì, amici come prima, secondo me. Poi, oh, solito discorso. Un'altra cosa che ho già detto, ma ribadisco perché ci tengo molto, soprattutto in HF in cui abbiamo a che fare con persone a livello internazionale, utilizziamo l'alfabeto NATO, ragazzi, cioè utilizziamo Alfa, Bravo, Charlie, Delta, perché se voi sentite uno, adesso io sto guardando la mia mappa qua in alto, sentite uno del Brasile e volete collegare uno del Brasile e gli dite quaderno Guatemala Livorno, non capisce, cioè non c'è storia, potete fare quello che volete, ma lui non lo capirà. Quindi il vostro nominativo scanditelo chiaramente e correttamente. India Uniform 2, 2, India Kilo Eco, no? Allora, qua c'è da fare un'altra premessa. Anche qua per rispondere a una chiamata generica, la prassi, diciamo, sarebbe, ad esempio, volete collegare, beh, prendiamo per esempio l'amico Diego, no? Io 2 India Victor November, no? Se sento l'amico Diego che sta facendo chiamate e voglio rispondergli, gli dico India Uniform 2 India Victor November from India Uniform 2 India Kilo Echo. Questa è una pratica che sentirete poco in frequenza, ma sarebbe quella corretta, ovvero bisognerebbe prima annunciare chi
sta chiamando e poi dirgli, è come per dire, Giuseppe, guarda che ti sta chiamando Luca, no? Sempre per correttezza. Purtroppo è una prassi per fretta piuttosto che difficilmente oramai viene fatta, però quella io vi dico la cosa come sarebbe. Se sta chiamando uno e voi gli dite il vostro nominativo, non succede nulla, però nel limite del possibile, se i QSO non sono molto serrati, magari se riuscite, sarebbe meglio usare questa pratica che è molto più corretta. Quindi, esaurito quello che non c'è da fare, come sempre io faccio il papà cattivo, parliamo delle varie chiamate. Allora, sicuramente capiterà che sentiate, allora, ad esempio, potrebbe essere un CQDX, no? Ipotizzando, capita spesso molto sui 20 metri, ma anche sulle altre bande. Allora, CQDX va analizzato, ovvero, se adesso parliamo dell'Europa per intenderci, se sentite un collega che sta, un collega europeo, no? Dico io, uno dell'Ucraina, un collega francese, un collega spagnolo, un collega tedesco, ok, che sta chiamando, anche un collega norvegese che sta chiamando CQDX, in linea di massima, di solito vuol dire che sta facendo chiamata per parlare al di fuori dell'Europa, perché DX, ovvero collegamento a lunga distanza. Allora, io non sono solito chiamare DX, ad esempio, perché io se chiamo quelle 4 volte che ho chiamato nella mia vita in frequenza, quello che tiro su, sono felice anche di collegare il collega che sta a Carugate, a 20 km da casa mia, no, un po' di più Carugate, vabbè. C'è invece chi magari è in cerca del country che gli manca, è in cerca di un certo tipo di collegamento, magari ha l'antenna direttiva puntata in una certa direzione, quindi vuole fare quel tipo di collegamento. In linea generale, signori, se siete, mi cade la biro, se siete in Europa e un europeo sta chiamando CQDX, lasciatelo perdere, perché non è intenzionato a parlare con voi che siete nel suo stesso continente, in parole povere. Poi, se alla fine è uno della Russia europea e sta a 4.000 km da voi, io un tentativo lo farai, magari vi tira dentro, però di solito per correttezza, se uno chiama DX e noi non siamo una stazione DX, per lui non è cortese andare a rompergli le scatole. Altra situazione, potrebbe capitarvi magari durante il weekend di sentire una chiamata CQ Contest. Ecco, se voi state facendo il vostro primo collegamento, se posso permettermi un consiglio, CQ Contest lasciatelo perdere. Questo perché? Perché se poi i contest, vabbè, tra parentesi ne parleremo av più avanti anche dei contest, ho l'intenzione di dedicare un video anche a quello, però il contest è una gara, no? È un chi collega di più, chi fa più punti, quindi se voi non state partecipando al contest e non avete intenzione di mandare a chi organizza il contest il vostro log, collegando questa persona qua che sta facendo il contest, rischiate di fargli perdere punti, anche questo non è molto cortese, quindi anche lì sarebbe meglio evitare, a meno che non sappiate già com'è la procedura e dite vabbè, ma io mando lo stesso log come control log e chi se ne frega, e quello si può fare tranquillamente, però in linea generale di solito se non partecipate al contest in oggetto, il contest per cui sta chiamando quella persona, non andate a disturbarlo, anche perché dovete dargli dei numeri progressivi, magari dovete dargli la sigla della provincia, dovete dargli il locatore che voi non avete, quindi fate anche delle magre figure, magari prendete su pure degli insulti, tra virgolette, no? Tutto qui. Altra situazione che potete trovare in frequenza se decidete di rispondere a qualche chiamata. Potrebbe capitarvi di se sentire CQ 20 metri da India Uniform 2, India Kilo Eco, diploma Abbazie Italiane, diploma Municipi Italiani, diploma Laghi Italiani, diploma, 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 diploma. Ecco, esistono queste attività che sono appunto i diplomi o le attivazioni, no? Ci sono anche le attivazioni flora fauna, ci sono le attivazioni SOTA, anche di questo ve ne parlo così random, perché anche su queste cose dedicherò dei video, quindi è inutile spiegarlo adesso e allungare ancora di più questo video. Comunque sappiate che se sentite una persona che chiama attivazione flora e fauna, attivazione municipi italiani, lì gli potete sempre rispondere, quello anzi.
gli date una mano, perché è una persona che magari sta facendo l'attivazione di una chiesa, sta facendo un'attività per ricevere un'attestazione di attivazione di un certo posto, e più collegamenti tira su, più collegamenti fa, meglio è, no? Perché c'è da farne almeno tot, poi dipende da diploma a diploma, no? Quindi se gli rispondete, invece, in quel caso è tutto di guadagnato, sicuramente sarà ben felice di tirarvi avanti, di ascoltarvi, e vi passerà anche una referenza. Di solito si passa una referenza lì, perché anche in quel caso ci sono anche quelli che ascoltano i diplomi e fanno i, perché ci sono gli hunters e gli attivatori e così, no? Ci sono varie categorie. Vi passerà la referenza, voi se vi interessa ve la segnate, se non vi interessa non ve la segnate, amici come prima, però per le attivazioni, i diplomi e così è sempre bello collegare i colleghi. Scusate anche qua il gioco di parole, però appunto ogni QSO che fate fare a queste persone qua sicuramente è un aiuto per loro e sarà una soddisfazione per voi, ovviamente. Tutto qui. Bene, come detto prima, allora, non vuole essere una trattazione completa di quello che si fa o non si fa in HF, perché sarebbe impossibile, no? Però ho voluto spiegarvi a grandi linee un po' le situazioni che si possono delineare. C'è da rendersi conto che appunto le HF non sono come le VHF e le UHF, ovvero sono frequenze che hanno molto più potenziale da un certo punto di vista, senza voler nulla togliere le VLU, non mi capite male, anzi io le VHF e le UHF le ho riscoperte da non molto e anche loro sono molto divertenti. Ovvio è che in VHF, in UHF difficilmente riuscirete ad andare fuori dall'Europa, quindi è qui che il gioco è qua, diciamo, no? Ecco, tutto qua. Però appunto, essendo influenzate dalla propagazione, dalla densità delle macchie solari, dalla quantità, da tante cose, ecco, bisogna anche rendersi conto e capire come funziona, ovvero ci sono bande che di giorno funzionano meglio di altre, ad esempio in 80 metri di giorno è, tra virgolette, difficile fare QSO, non è che non si fa, però gli 80 metri sono già più serali come banda, per farci, anche qua detto in maniera molto molto alla Carlona, io cerco, come già detto, cerco di restare semplice e non andare a fare voli pindarici, ecco, no? Perché comunque mi sto rivolgendo a persone che magari non hanno mai fatto un QSO in HF. C'è da tener conto di quello, c'è da tener conto del casino, scusate la volgarità, però potreste trovarvi anche in quello che si definisce un pile up, ovvero una mucchiata, no? Potrebbe capitare di sentire persone che rispondono a un altro collega tutte assieme, così cos'ha, e anche lì poi piano piano l'esperienza fa capire quando è il momento di entrare, di rispondere, così. Però appunto io un pile up come primo QSO lo eviterei, no? Può anche capitare, e qua facciamo nota dolente personale, no? Perché mi sono vergognato una volta. Allora, potrebbe capitarvi anche di trovare qualcuno che dice listen 5 up o listen 5 down, piuttosto che altri numeri, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che questa persona sta lavorando in quello che si dice split, ovvero sta ascoltando su una frequenza e, scusate, sta trasmettendo su una frequenza e ricevendo al di sopra, in quella porzione di 5 kHz al di sopra della frequenza che sta utilizzando. Questo perché? Perché tante stazioni può capitare che abbiano appunto un pile up talmente elevato da non capire più nulla, e allora fa in modo che i suoi corrispondenti, chi sta chiamando, si spalmino su questi kHz. Lui, muovendo il suo WFO, va ad ascoltare e va a tirar fuori chi di dovere. Ecco, perché vi dico ciò? Perché anche a me una volta è capitato, per fretta, c'era una stazione che mi interessava che stava chiamando e diceva 5 up. Io non ho capito 5 up, non l'ho colto, e dalla fretta, dalla fregola, non ho colto 5 up. E l'ho chiamato in isofrequenza, ovvero sulla stessa frequenza in cui stava chiamando lui. Alla seconda chiamata è venuto fuori uno che molto gentilmente mi ha detto di andare a quel paese perché stavo chiamando in isofrequenza, no? E io sono diventato rosso come un peperone, mi sono vergognato, quindi
Per questo vi dico, ascoltate, veramente ragazzi, la cosa basilare del parlare in HF, so che può essere sembrare un'idiozia, ma la cosa basilare è ascoltare. Prima si ascolta e poi si parla, prima si ascolta, poi si parla. Ascoltate bene il nominativo, ascoltate la situazione, ascoltate cosa sta succedendo, sentite come vi arriva il corrispondente, cioè se un corrispondente vi arriva a S2 e non lo cogliete, non sentite neanche il nominativo, è difficile che lui sentirà voi, no? Quindi è inutile magari impegnare la frequenza per non collegare nulla, no? Cioè, piuttosto all'inizio affidatevi a dei segnali robusti. Se uno arriva a S9 e passa, cioè, sicuramente lo collegherete di solito, più o meno se voi sentite lui sente voi, cioè, anche qua detta in maniera un po' così, no? Però la cosa è questa, cioè non, il discorso è non complicatevi la vita prima di, cioè non buttatevi nella mischia prima di esservi messi i parastinchi e il casco, no? Fatevela semplice e soprattutto davvero l'importante è ascoltare, cioè l'ho appena detto ma lo ribadisco, cioè prima di fare qualsiasi collegamento fatevi giorni di ascolto e più che altro per capire appunto come funziona tutto l'ambaradan sulle HF. Allora, vediamo la mia bellissima scaletta che mi ero fatto. Dovrei aver detto tutto. Ovviamente, come già detto, non vuole essere un video completo, non voglio insegnare niente a nessuno, non voglio insegnare come si fanno i QSO sulle HF, voglio solo dare degli spunti e un consiglio che vi do è, ragazzi, non fatevi venire quello che si chiama il micropanico, ovvero non abbiate paura di fare dei collegamenti perché nessuno vi mangia. Allora, nessuno nasce imparato, come si suol dire, facendo tanto ascolto si inizia a capire com'è la pratica. E provando, cioè sbagliando si impara, quindi cercate di evitare delle figure barbine ascoltando anche quello che vi ho detto prima, ma provateci, se sbagliate, ragazzi, non muore nessuno, non abbiate paura, anche perché io penso, io l'inglese lo so da schifo, però valiva là, mi sono sempre buttato, me la sono sempre cavata, quindi alla fine non è un problema. L'importante è davvero non farsi prendere dall'ansia, dal panico, rilassati. Prendete il vostro microfono, rispondete e vedrete che il vostro collegamento lo fate. Ricordatevi di tenere il log, cartaceo o su computer che sia, perché quello per legge va fatto. Al di là della legge, poi comunque avrete sempre una traccia di quello che avete collegato, quindi, ma anche di questo parleremo in un altro video, anche qua è inutile che mi metto a parlarvi dei programmi per il log e così, cioè è troppo lunga. Quindi niente ragazzi, io detto ciò, spero di aver fugato qualche dubbio, spero che il video sia stato chiaro, come sempre non vuole essere completo, quindi se avete dubbi, domande, consigli, volete dirmi che ho detto delle stupidaggini e così cosà, me lo scrivete qua sotto e io sono ben felice di rispondervi e darvi una mano se serve. Tutto qua. Io spero vi sia piaciuto, per questa settimana è tutto, ricordate di iscrivervi, commentare, mettere il mi piace, forse l'ho già detto, chi se ne frega. Ragazzi, da India Uniform 2, India Kilo Eco, sto giro è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e grazie come sempre, ciao ragazzi.